Lo sai che differenza c'è tra bara e preservativo? Nella bara c'è un uomo che se ne sta andando, e nel preservativo c'è un uomo che sta avvenendo. Ah! Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Quando ti alzi la mattina e ti accorgi che la vita tua non va bene perché l'ascensore non funziona, scendi per le scale, caschi per terra e ti fai male. Lo scooter l'ha rubato, nell'auto non c'è benzina. Corri che fai tardi stamattina e vedi che l'autobus, no, non passa mai. Sciopero, allora sì che tu sei nei guai. Ma dimmi come fai a vivere, prendila a ridere. Matti, con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Con oggi 23 settembre siamo entrati nell'equinozio d'autunno, quando il sole nel suo moto apparente lungo l'eclittica incontra l'equatore celeste, in cui sia la notte che il giorno hanno la stessa durata. Per cui siamo entrati nell'autunno, vero Luca? È proprio così, Elena. E adesso vediamo che tempo farà domani. Cielo nuvoloso con piogge e temporali. Mare mosso e temperature da una minima di 7 a una massima di 14 gradi. Ma ecco che è arrivato in redazione uno dei nostri inviati con una notizia dell'ultimo momento. Poliziotto, lecca la pistola di ordinanza. C'è scritto Magno. Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Ma dove vai? Se la mia banana tu non ce l'hai, alzami la sottana e mangia la mia banana. Ah, chi sono io? Io sono Gustavo Dandolo, è il mio ragazzo, qui devo prendendolo. E noi siamo gay, 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 tutti gay ovunque sei, sì, perché bastano queste donne con queste tette finte, bastano queste donne a luci rosse. Ma che delizia, che onore, che tenerezza, che calore. Le donne rappresentano il sesso, ma se un uomo parla di sesso ad una donna è un abuso sessuale. Se una donna parla di sesso a un uomo è 2,50 euro al minuto più IVA. E poi dico, perché gli uomini fingono nei preliminari? Per forza, perché le donne fingono nell'orgasmo. Ma che delizia, che onore, che tenerezza, che calore. Che poi le donne fanno sesso. Ma lo sapete perché le donne quando fanno sesso sono paragonate come un cibo preriscaldato nel forno a microonde? Per forza, perché dopo 30 secondi è tutto fatto. E poi dico, cos'è quella cosa che dà noia, che dà fastidio agli uomini, ai maschi, quando stanno facendo del sesso di buona qualità? Caro, sono rientrata! Oh, che delizia, che onore, che tenerezza, che calore! Maschio, ricordati, lo sai che differenza c'è fra soddisfazione e peccato? Soddisfazione è metterlo, peccato è toglierlo. Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Cameriere, 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 Ah, se ci si intende o ci si capisce, ci si intende? Io non sono un cameriere. cameriere, la bistecca era durissima. Dolcezza, se avevi bisogno di tenerezza, potevi rivolgerti al tuo ragazzo. Cameriere, nella mia minestra, fredda come il ghiaccio, c'è una mosca. Bene, vuol dire che ci sarà andata per partecipare agli sport invernali. Pattinaggio sul ghiaccio. Cameriere, 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 cameriere. Ah, se ci si intende o ci si capisce, ci si capisce, ci si intende? Io non sono un cameriere. Ma lei chi è? Io sono il cuoco di San Vincenzo, una ne faccio, una ne penso. Io sono il cuoco di San Vincenzo, una ne faccio, una ne penso. Io sono il cuoco di San Vincenzo, una ne faccio, una ne penso. Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Che belle gambe, ma che belle gambe, che c'è, ma che belle gambe. D'altronde la donna è meglio, mentre l'uomo è peggio, sì. È peggio di tutto, sì. Anche la frutta è meglio dell'uomo. Lo sapete perché? Perché la frutta prima o poi matura. L'uomo è peggio anche delle pile, sì. Anche peggio delle pile, lo sapete perché? Perché le pile almeno un lato positivo ce l'hanno. E anche le mie gambe hanno un lato positivo, sì. Tutte e due. Ma che belle gambe che c'è, ma che belle gambe, ma che belle gambe che c'è, ma che belle gambe. Che poi dico, noi donne com'è che reagiamo? Reagiamo con il cuore, sì. E perché il cuore di una donna può essere paragonato ad un circo? Perché
c'è sempre posto per un buffone in più. Sì, voi uomini, buffoni, clown, giullari, pagliacci, voi che pensate di farci ridere, invece a noi, no, ci fate piangere, sì, ci fate piangere. E quando ci fate piangere, sul più bello, sì. E lo sapete che differenza c'è fra disappunto e disperazione? Disappunto quando è la prima volta che non fate la seconda. Disperazione quando è la seconda volta che non riuscite a fare nemmeno la prima. Eh? Invece queste, altro che disperazione, queste qui saranno splendide, fantastiche, sempre vostre, per sempre, sì. Ma che belle gambe che c'ho, ma che belle gambe, ma che belle gambe che c'ho, ma che belle gambe. Maschio, ricordati, lo sai che cosa avrebbe fatto la donna senza l'uomo? Avrebbe addomesticato un altro animale. Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Amore, mi serviresti la colazione a letto? Certamente, amore. E questo? Beh, visto che stanotte ti sei comportato come un coniglio, ho pensato che mangiassi anche come un coniglio. Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! E lei, vedi che la mia cliente è una che... Avvocato, avvocato! Sì? Ma io sono una che provoco, 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 provocante! Sì, sì, si siede. E adesso ci racconti tutto per filo e per segno. Niente, mio marito rientra all'improvviso a casa e mi trova nuda in salotto. E mi chiede, cara, perché giri nuda? Perché non ho trovato niente da mettermi. Allora mio marito apre l'armadio e dice, cara, ma guarda quanti vestiti hai, uno grigio, uno blu, uno bianco, ciao Luigi, uno nero. Ah sì, Avvocato, avvocato. Sì? Ma io sono una che provoco, 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 provocante. Ah sì, E lei, non la smetta di fare il buffone, la smetta di fare il buffone. Chi? Io? Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Ma io mi domando e dico, io sono un attore, anzi meglio, un atto autore. C'è il cantautore che è l'attore dei suoi canti, l'atto autore è l'attore dei suoi atti. Io, atto autore, passo le mie giornate accanto al telefono nella speranza di ricevere dal mio agente una proposta di contratto. In casa mancano anche i soldi per andare a fare la spesa. E così la mia donna, disperata, è costretta a uscire di casa e recarsi a sua madre per rimediare qualche cosa. Dopo qualche ora squilla il telefono e io, eccitatissimo, rispondo. Pronto? Amore? Ah, amore, sei tu, dimmi. Amore, sono qui dal tuo agente. Ah sì, allora digli di farsi fottere. Già fatto, tesoro. Ci ho pensato io. Da mercoledì comincerai a lavorare. Ma io mi domando e dico. Con un po' di spirito. Con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Capisce, dottore? Dottoressa! Capisce, dottore? Lei mi capisce, dottore? Certamente, dottore, che lei mi capisce, vero? Sono dottore, lei che dottore è, eh? A me, dottore Lanza, non mi prende più, 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 più! Respiri, respiri, non s'affanni! Ma che s'affanni e s'affanni, dottore? Lo sa che cosa sono questi? Sono le pasticche di Celis. Prendevo prima il Viagra e non ha funzionato. Questo è molto più potente e funziona. È come se funziona, dottore. Capisce, dottore? Lei mi capisce, dottore? Certamente, dottore, che lei mi capisce, vero? Sono dottore, lei che dottore è, eh? E poi, mio dottore, l'ansia non mi prende più. Respiri, respiri, non s'affanni. Che s'affanni e s'affanni, dottore? Sai, ricorda la mia ex moglie? Ecco, dottore, gli ha scritto una lettera. Aspetta che gliela leggo, Senta. Dottore, le scrivo perché sono una donna disperata. Credo che il mio ex marito sia un maniaco sessuale. Anzi, ne sono sicura, visto che lui, ogni momento, vuole fare l'amore e non mi lascia un minuto di pace. Se cucino, lui mi viene addosso. Se faccio le pulizie, lui mi viene addosso. Quando faccio il bucato, lui mi viene addosso, per non parlare poi delle notti. Dottore, io non ce la faccio più e lei mi deve aiutare. Cordiali saluti. Postscriptum. Mi perdoni se la scrittura è un po' tremolante. Capisce, dottore? Lei mi capisce, dottore? Certamente, dottore, che lei mi capisce, vero? Sono dottore, lei che dottore è? A me, dottore Lanza, non mi prende più, 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 più. Respiri, respiri, non s'affanni. Ma che s'affanni, s'affanni? Dottoressa! Non lascerei mai mio marito, ma nel sesso non è un granché, così. Devo distrarmi con gli altri. E lei come mi chiamerebbe? Io? Con il cellulare, se suo marito non mi risponde. E lui? C.
Ci capisce, dottore? Lei ci capisce, dottore? Certamente, dottore, che lei ci capisce, vero? Se no, dottore, lei che dottore è? Ciao, dottore! E a me? A me prende l'ansia! Respiri! Non s'affanni! Con un po' di spirito, sì! Diviti addosso, perché la vita è... Allora veramente, io non capisco, mi chiedo, se la vita è una questione di sedere, è perché ce l'hai o perché te lo fanno? Se la vita è piena di cose più importanti del denaro, è perché ci vuole il denaro per comprare quelle cose? Se la vita è meravigliosa, perché senza di essa tu saresti morto? Ma è meraviglioso anche il sesso. Il sesso. Allora veramente, io non capisco e mi chiedo, ma il sesso orale è più importante di quello scritto? Fare sesso è peccato, sì, ma farlo male? Se pratichi sesso sicuro, è perché vai soltanto con donne che te la danno? E se non te la danno, hai bisogno di una mano disposta ad aiutarti. Di una mano. Allora veramente, io non capisco e mi chiedo, se hai bisogno di una mano disposta ad aiutarti, tu quella la trovi in fondo al tuo braccio? Se hai dei problemi sessuali e devi andare a letto, non ti devi preoccupare, perché la mattina dopo tu ti risveglierai con la soluzione in mano. Ma se l'amore ha un'età e se il pisello ha un'età, tu devi darti una mossa? E allora datti una mossa, carpe diem, l'attimo fuggente, sì, perché quant'è bella giovinezza che ci fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, del domani non vi è certezza. E allora viviti addosso, perché la vita è una tempesta. Una tempesta? Allora veramente, io non capisco e mi chiedo, ma se la vita è una tempesta, piglialo nel culo, è un lampo? Con un po' di spirito, sì! Stammi vicino, dalla notte fino a mattino, di questa vita che non è finita, dove ti posso regalare tutto quello che so dare a te. L'amore fugge come un'ombra, l'amore reale che l'insegue, inseguendo chi lo fugge, fuggendo chi l'insegue. Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna ed un'altra. Allora, te la chiedo. Che cosa? Me la dai? Sì. Sì. 50 euro. Ma ti rendi conto? Andiamo. Con un po' di spirito, sì. Lavoro, un lavoro che non c'è e t'ha fatto illudere. E torni a casa, la donna t'ha lasciato per uno di cui lui di lei si è innamorato. E te l'ha prendendo un amico e speri che ti aiuterà. E invece proprio lui se ne fregherà. E vedi che sei rimasto solo, solo in mezzo a tanta gente. Sei rimasto solo e non fai più niente. Dimmi come fai a vivere, prendila a ridere. Ah, ah.